afte sulla lingua, 6 efficaci rimedi naturali. Le afte sulla lingua e in generale del cavo orale sono delle piccole ulcere che provocano malessere e dolore alla maggior parte delle persone. Di solito guariscono in 5-8 giorni e possono essere dovute a numerose cause. Tra queste cause troviamo: infezioni virali, morsicature continue accidentali, stress, squilibri ormonali, carenza di vitamine, B12, acido folico, cibi molto caldi, piccanti, salati o acidi, fumo, medicine, allergie. Appaiono incolori, o nei casi peggiori con una tonalità giallognola, e sono circondate da un'area molto arrossata. Tra i punti in cui possono comparire troviamo: l'interno del cavo orale, la parte interna delle labbra, le pareti interne delle guance, la base delle gengive, il palato, la lingua. Anche se queste ferite di solito guariscono da sole nel giro di pochi giorni, il processo di guarigione può risultare lento e doloroso per chi ne soffre. Mentre le vesciche si rigenerano, c'è la possibilità di causare un danno ancora maggiore alla zona colpita, a causa della sensibilità che manifesta. Per questi motivi, è necessario trovare il modo migliore per calmare il dolore e curare le afte sulla lingua in modo facile, rapido e definitivo. In questo articolo vi racconteremo come fare. Rimedi naturali per le afte sulla lingua. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, il bicarbonato di sodio non solo regolerà il pH della bocca, ma aiuterà ad alleviare i fastidi e il gonfiore causati dalle afte. Ingredienti: 1 cucchiaino di bicarbonato, 5 g, 1 cucchiaio di acqua bollente, 10 ml. Mescolare entrambi gli ingredienti fino a formare una pasta in un contenitore precedentemente riscaldato e con chiusura ermetica. Applicate il miscuglio sulle afte, lasciandolo riposare tra i 5 e i 10 minuti. Sciacquate la bocca con acqua. Questo miscuglio allevierà rapidamente i sintomi e manterrà le ferite pulite. Per questo motivo è importante utilizzarlo almeno 3 volte al giorno. Collutorio con acqua tiepida e sale. È uno dei trattamenti migliori per trovare rapidamente sollievo al dolore causato dalle afte sulla lingua, poiché il sale ha proprietà antisettiche che contribuiranno a prevenire le infezioni e a ridurre l'infiammazione. Ingredienti: 3 cucchiai di sale, 30 g, 4 tazze d'acqua, 1 litro. Aggiungete l'acqua e il sale in una pentola e mescolate fino a che il sale non si sarà sciolto. Riscaldate fino al punto di ebollizione e poi togliete la pentola dal fuoco. Conservate il miscuglio in bottiglia e aspettate che si raffreddi. Realizzate dei gargarismi per almeno un minuto, sputando il miscuglio alla fine. Nota: per poter notare rapidamente i benefici, è necessario fare i gargarismi almeno 4 volte al giorno. Ghiaccio. Il freddo dona un sollievo immediato alle afte sulla lingua, dal momento che riduce l'infiammazione della zona colpita. Per farne uso, dovete solamente tenere un cubetto di ghiaccio direttamente sopra la bolla. Attendete almeno un minuto affinché l'area si intorpidisca e fino a quando il dolore non sarà diminuito. Ripetere ogni volta che si rende necessario. Quando si hanno afte in bocca, come metodo per calmare il dolore è consigliabile anche bere acqua fredda. La camomilla è molto efficace quando si tratta di curare le afte sulla lingua e nella bocca, dal momento che possiede numerosissime proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antibatteriche. Ingredienti: 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, 1 cucchiaio di camomilla, 10 g.
Fate bollire l'acqua e aggiungete la camomilla. Lasciate in infusione per 3-5 minuti. Trascorso il tempo indicato, togliete l'infuso dal fuoco e lasciatelo riposare per 5 minuti. Utilizzate l'infuso per fare gargarismi durante il giorno. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, l'acqua ossigenata aiuta a eliminare i batteri che si trovano nelle afte. Questo ne consentirà una rapida cicatrizzazione, oltre a ridurre il rischio di infezioni. Ingredienti: 1 cucchiaino di acqua ossigenata al 3-5 ml, 1/2 cucchiaino d'acqua tiepida, 2 ml. Mescolate entrambi gli ingredienti e applicateli sulla vescica con un batuffolo di cotone pulito. Lasciate riposare per almeno 3 minuti. Risciacquate la bocca con acqua tiepida. Questo procedimento deve essere ripetuto diverse volte al giorno. In questo modo, le afte si manterranno disinfettate e guariranno più velocemente. L'aloe vera è nota per le sue numerose proprietà antibatteriche e cicatrizzanti, capaci di accelerare il processo di guarigione, ridurre il dolore e le infiammazioni. Questo prodotto vi aiuterà ad alleviare i sintomi delle afte sulla lingua e a rigenerare le ferite. Ingredienti: gel di aloe vera. Tagliate una foglia di aloe ed estraetene il gel. Applicate il gel direttamente sulle bolle. Lasciatelo agire per almeno 5 minuti. Risciacquate la bocca con acqua tiepida. Ripetete almeno 3 volte al giorno. Come favorire la guarigione delle afte sulla lingua? Evitare i cibi piccanti, acidi, dolci e caldi quando si hanno afte in bocca. Non toccare le ferite, ne ritarderà la cicatrizzazione e renderà possibile il verificarsi di infezioni. Bere molta acqua fredda per mantenere la ferita al freddo e ridurre il dolore. Mantenere una buona igiene orale, lavando i denti più volte al giorno. L'uso di collutori orali in presenza di bolle eliminerà l'eccesso di batteri e aiuterà a cicatrizzare le ferite più velocemente. Mangiare cibi che non richiedano grossi sforzi di masticazione. Non consumare bevande calde quando si hanno bolle nella bocca. Se sono passati più di 10 giorni e nessuno di questi rimedi ha funzionato, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico di fiducia. Il medico vi visiterà e vi prescriverà delle medicine che aiuteranno ad alleviare i sintomi.